Klaus Bonoldi, presentati, di chi sei per chi non ti conosce. Allora, sono i pochi che non mi conoscono sono Klaus Bonoldi, Universal Music Publishing, A&R. Cosa vuol dire A&R? Artist and Repertoire, cioè diciamo... Quindi di che cosa ti occupi? Faccio scouting, cerco band, cerco autori. Allora, tu da buon giurato contest 2008 Nokia, dacci le tue impressioni su quest'annata. Diciamo che il livello medio rappresenta un po' il livello medio generale che c'è in questo momento, diciamo, nella scena rock italiana, nella scena, diciamo, delle band italiane. Non è forse il più grande momento della storia della musica italiana, diciamo, a livello di band, a livello di... Insomma, non ho trovato sinceramente una creatività così micidiale rispetto forse ad altre annate. Anche le produzioni, essendo fatte in casa, sì, a un livello budget sicuramente superiore rispetto alla scena, non so, degli anni 90, quando comunque si effettuavano demo con molti meno mezzi. Oggi sia i musicisti che, secondo me, c'è un abbassamento a livello di creatività. Ho sentito tantissime band derivative, poche band con un discorso realmente nuovo, sia a livello di testi che a livello musicale. È un giudizio medio-alto dal punto di vista tecnico, medio-basso dal punto di vista invece positivo, creativo. Esatto.